Il Signore Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Dice Gesù, il Figlio di Dio, il Nazareno. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E il Signore disse ai Suoi discepoli, alleluia, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Gloria a Dio. Chi avrà creduto a Gesù sarà salvato. Ma chi non avrà creduto nel Messia, Gesù, sarà condannato. Chi avrà creduto al Vangelo e si battezza nelle acque, come Gesù ci ha insegnato, che lui fu battezzato nel fiume Giordano. Alleluia! Da gloria Giovanni a Cristo. Battista, Gesù Cristo ci diede l'esempio perfetto di come fare la volontà. Alleluia! Di Dio. Gesù Cristo è l'esempio perfetto di come amare Dio, di come seguire la volontà del Padre. Ma oggi gli esseri umani sono diventati duri di cuore, ribelli, increduli, materialisti, ladri, bestemmiatori, increduli, ingrati, scellerati, adulteri, prostituti, prostitute, vivono nel peccato. Dio ti benedica, carissimo. In nome di Gesù. Gloria a Cristo. Alleluia. Vivono lontano dalla luce. Vivono lontano dalla verità. Alleluia. Vivono seguendo il demonio che li domina, bestemmiando, rubando, ingannando il prossimo. Ma Gesù ti vuole salvare, alleluia. Gloria a te, Signore. Gesù ti vuole perdonare delle tue colpe. E non venirmi a dire, no, io sono a posto, io non faccio male a nessuno. Anche tu sei un peccatore, una peccatrice. Se tu non ami Dio, se tu non ami Cristo, se tu non ami Gesù, se non ami la verità, se non ami la giustizia di Dio, tu sei un peccatore. Anche se non rubi, anche se non fai le rapine, anche se non uccidi nessuno, ma se tu non ami il Signore, sei un peccatore. Dio mio, che parola! Gloria a Dio. Dice la Bibbia, lo dice la parola di Dio, cari di La Spezia, e che il Signore ci aiuti a predicare con amore, con franchezza, con sapienza, con integrità, alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Dice la parola del Signore: se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema. Se tu non ami Gesù Cristo, tu sei nel peccato. Se tu non ami il Signore Gesù, se tu non lo ami, tu sei nel peccato. Sei anatema, che vuol dire sei sotto maledizione. Chi non ama Gesù, chi non segue Gesù, sta vivendo nella maledizione del peccato. Ecco perché bisogna convertirsi. Alleluia. Ti devi convertire, cara donna, cara ragazza, caro uomo, giovane, anziano, italiano, arabo, russo, marocchino, algerino, sudamericano, dominicano, brasiliano, chiunque tu sia. Alleluia. Ti devi convertire a Gesù, perché Gesù è la vera speranza. Oh. Alleluia. È il re dei re. Alleluia. Che nella sua prima venuta lui venne come uomo, nacque come un bambino a Betlemme, lì nella Giudea, nella Galilea, nella terra santa di Israele. Alleluia. Gesù nacque, alleluia, come uomo, e venne per redimerci, per liberarci dai nostri peccati, dalle nostre cattiverie, dalle nostre malattie. Cristo vive. Oh,
E lui, lasciando il cielo di gloria, lasciando il trono di gloria, portò il peso di una croce, alleluia, una croce che era maledetta, perché i romani uccidevano i malfattori appesi sulla croce, i romani uccidevano i delinquenti sulla croce, ma Gesù non era un delinquente, Gesù non era un malfattore, lui era il figlio di Dio. Amen, alleluia. Uralesci Kamais, lui era il Messia, gloria, promesso gloria dai profeti, fino dai tempi di Mosè. Lui era il Messia che doveva venire nel mondo, gloria, il Salvatore del mondo. Crede in Gesù, Signore. Il Nazareno, il figlio di Dio che venne, lasciando il trono di gloria, portò una croce maledetta, una croce con i nostri peccati. Riconosci la verità, riconosci la verità, smettila di blasfemare, di bestemmiare, di peccare, smettila di essere un ribelle, un malvagio, una malvagia. Convertiti al re del re. Gesù ti ama, alleluia. Convertiti a Gesù, alleluia, il figlio di Dio. Convertiti al Vangelo della verità. Convertiti al vero Dio. Abbandona il paganesimo. Abbandona l'idolatria. Abbandona la venerazione delle statue, delle immagini. Alleluia. Delle sculture. Il vero Dio dice nei 10 comandamenti. Alleluia. Dice: io sono il Signore, gloria il a te, Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra della schiavitù. Non avere altri dei all'infuori di me, e non fatevi immagini, alleluia, né sculture. Non fatevi immagini né sculture, dice la Bibbia, perché il vero Dio è il Dio della gloria, alleluia, alleluia, è il Dio vivente. Gloria a Dio, dammi forza in questa gola, Padre. È il Dio onnipotente che non abita in un tempio materiale, che non abita in una statua. Il vero Dio, il re dei re, non abita nelle statue, non abita negli idoli di legno, non abita in un tempio materiale fatto dalle mani dei peccatori. Il vero Dio dimora nei cieli, nella dimora celeste, dove c'è la gloria, alleluia, divina, dove c'è miriadi, miriadi di angeli, cherubini, serafini che adorano. Amen. Il re dei re, giorno e notte dicono: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Gloria a te. Amen. È il Dio della gloria, santo. Tutta la terra è piena della sua gloria. Questo Amen. Deve capire l'Italia. Questo deve capire il mondo. Questo devi capire anche tu, che Cristo è vivente. E lui vuole abitare nel tuo cuore. E alleluia. Abitare il tuo corazon, signorita, e chiede allumbrarti, illuminarti. Alleluia. Il cammino della salvazione. Gloria a Dios. Tu devi capire che Cristo vive. Che Dio lo bendiga. Cristo non è in una statua. Lega, carissima, la gente vede le statue, le immagini, le figure, le sculture. Gloria a eterno. Il re dei re, alleluia, vuole illuminare, vuole farvi conoscere la verità. Il vero Dio è Gesù Cristo, che lui ha mandato. Gloria, gloria a te, il re di Israele. Il vero Dio è il Dio di Israele, non della Chiesa Cattolica, non del buddismo e nemmeno dell'islamismo. Il vero Dio è il Dio della Bibbia, il Dio dei profeti, alleluia, il Dio che ha mandato Gesù. Guidaci, Padre, pieno d'amore, di gloria e di misericordia. Andiamo avanti. Signore, aiutaci.
Grazie Gesù, credi in Cristo, quindi saluta. Siamo Dio lo bendiga. Poverini, che il Signore tocchi tanti cuori. Siamo qua alla Spezia, alleluia, a proclamare il nome di Gesù Cristo in Nazareno. Credete al Vangelo di Cristo, cari di La Spezia, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, diceva l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio, alleluia, per la salvezza di chiunque crede, chiunque. Dio non guarda la razza, Dio non guarda il colore della pelle. Dice la Bibbia che Dio non fa distinzione di persona. Dio ha tanto amato il mondo, alleluia, ha amato l'umanità, che ha mandato Gesù, alleluia, il re dei re, il Nazareno, per redimerci. E chiunque crede al Vangelo di Cristo può essere salvato. Ma c'è anche l'altra parte della verità, che bisogna pentirsi dei peccati. Bisogna abbandonare le opere cattive. Bisogna abbandonare l'adulterio, l'idolatria, il furto, la menzogna, i peccati sessuali. Bisogna abbandonare la malvagità, l'iniquità, la bestemmia, e seguire l'amore di Dio. Amen. Alleluia. Gloria a te. Seguire l'amore di Cristo, perché in questo si è manifestato l'amore del Padre, che Cristo è morto per noi. Alleluia. Su quella croce, quando noi eravamo ancora deboli, eravamo nemici di Dio, eravamo malvagi, eravamo ribelli. Signore. E tutti noi siamo nati nel peccato. Stiamo predicando il nome di Gesù. Alleluia. Creda in Cristo. Creda, Signore di Dio, a convertirsi al vero Dio, che è l'unica verità, che purifica il nostro cuore, ci libera dai vizi, dai peccati. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Lega il Vangelo, lega la parola. Tutti noi, dicevamo, siamo nati nel peccato. Tutti noi abbiamo peccato davanti a Dio, eravamo privi della gloria e della luce del Signore. Tutti hanno alleluia e sono privi della gloria di Dio, dice la Scrittura. La Bibbia è la verità, leggete la Bibbia, Invece di leggere libri inutili scritti da peccatori, libri pieni di peccato, di menzogna. Alleluia. Leggi la Bibbia, alleluia, invece di stare tanto su WhatsApp anche tu. Leggi la Bibbia, perché la Bibbia rivela il vero Dio. Il Dio di Abramo, di Mosè, il Dio di Israele, il Dio che ha mandato Gesù Cristo per salvarci dai nostri peccati. Amen. Tutti siamo nati nel peccato, eravamo corrotti. Tu non mi puoi dire che sei un santo, con la sigaretta in bocca, che sei una santa con la sigaretta in bocca, o che sei un santo bestemmiando, che sei un santo dicendo le parolacce, o tradendo la moglie, tradendo il marito. Non mi puoi dire che sei un santo vivendo nella ribellione. Tu devi diventare santo. Amen. Tramite Gesù, tramite la fede, alleluia, tramite il sangue dell'agnello, alleluia, che si sacrificò alla croce. Lui donò la sua vita alla croce del Calvario per redimere tutti noi che eravamo persi, eravamo combinati mali,
eravamo messi male nel peccato, nella vita, che eravamo persi nel buio, ma Cristo è venuto dal cielo per illuminarci. Chiunque tu sia, italiano, arabo, algerino, tunisino, marocchino, sei del Bangladesh, dello Sri Lanka, rumeno, ucraino, sudamericano, brasiliano, dominicano, napoletano, milanese, calabrese, Cristo ti può illuminare. Alleluia. L'ha fatto con me, come ha fatto con me. Io ero un'anima persa, stavo andando alla morte, all'inferno, ma Gesù mi ha cambiato, alleluia. E oggi non bestemmio più, non dico più le parolacce, ma dico la verità, predico la verità, alleluia, e nessun diavolo mi farà tacere, perché Cristo vive in noi. Amen. Alleluia, ci dà la forza. Leggete il Vangelo, leggete la parola, conoscerete la verità vi farà liberi. Dio è misericordioso. Dice la Bibbia, gloria a Dio, santo nome, che il vero Dio è amore, è misericordioso. Il vero Dio, Adonai Elohim, il Dio di Israele, Baruch Hashem Adonai, il Dio dei profeti, il Dio di Mosè, il Dio di gloria, il Dio di Israele, il Dio che ha mandato Gesù è amore, vuole perdonare le tue colpe. Forse hai fatto i peggiori peccati, hai rubato, mentito, hai commesso omicidio, adulterio, aborti, droga, alcol. Dio ti vuole perdonare, Gesù ti vuole perdonare. Gloria a te. Jesus wants to forgive you. Jesus is the Lord, the King of Kings. Alleluia, credi in Gesù, Yeshua HaMashiach, il Salvatore del mondo, alleluia. Dio, dice la parola, il vero Dio della Bibbia dice che non vuole che nessuno si perda, ma che tutti vengano alla salvezza. Alleluia. Che tutti vengano al ravvedimento. Così dice la Scrittura, che Dio, che è amore, è lento all'ira, è grande in misericordia. Dio è paziente con i peccatori, ma verrà un giorno del giudizio, verrà un giorno dove Dio farà giustizia. Adesso siamo nei tempi della grazia, della misericordia, del perdono, ma verrà il giorno della fine. Tenga, carissima, il messaggio di Cristo con tutto il tuo cuore. Alleluia. Dio, adesso che siamo nel tempo della grazia, alleluia, Gesù, non vuole che nessuno si perda, dice la santa parola di Dio. Gloria al Signore. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, santo, perché Dio, Gesù, Yahweh, il Dio di Israele, Adonai Elohim, il Dio di gloria, il Dio vivente, che non è una statua, non si trova in una statuetta di legno, di metallo, alleluia, o di plastica. Il vero Dio è spirito, è onnipotente, è più grande dell'universo, è più, alleluia, grande del creato. Lui è il creatore. Amen. Lui vuole perdonarti delle tue iniquità. Solo Lui ti può salvare. Lui non vuole che gli esseri umani si perdano. E il Signore non quiere che te pierdas. Perché esiste un infierno dove va il peccador, dove se van los que son rebeldes a la palabra, alleluia, de Dios. Esta mañana medita, reflexiona que necesitas a Cristo, que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo vuole perdonarti, redimerti, gloria a tuo santo nome, Gesù. Cristo è la salvezza che il Padre ha mandato, alleluia, sulla terra. E quando Gesù era sulla croce,
lui diceva: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Oh, è una cosa buona predicare il nome di Gesù. Amen. È una cosa buona predicare il Vangelo della grazia di Dio. Gloria a Gesù. È una cosa buona parlare della fede della Bibbia. Alleluia. Perché noi stiamo vivendo tempi difficili, tempi Gloria. Di cattiveria, di confusione, dove il peccato, la cattiveria sta rovinando la vita delle persone. Ma Gesù Cristo dice: andate e predicate il Vangelo. Alleluia. Alleluia. Gloria o eterno. In ogni luogo, andate per tutto il mondo, disse il Signore Gesù Cristo, e predicate il Vangelo. Alleluia. La buona novella, la buona notizia, il Vangelo della salvezza. Cristo vive! Il Vangelo della potenza di Dio, che ti offre il perdono. Gloria, gloria a te. Ti offre la grazia, ti offre la salvezza. Ti offre, perdona, Signore, la questa donna, per liberarti, per salvarti, per guarirti. Gesù Cristo è l'agnello di Dio. Che Dio vi piaccia, misericordia. È l'agnello di Dio. Avvicinati a Lui questa mattina. Lui ha dato la sua vita alla Alleluia. Croce. Alla croce per ognuno di noi. Santo poderoso. Egli è l'unico che ci può dare la speranza. Amen. La libertà, la vita eterna nel regno dei cieli. Il Signore Gesù disse: le lascio un messaggio, confidate in Cristo, è l'unica salvezza. Il Signore la benedica. Il Signore Gesù disse: io sono la via, la evangelica, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Andiamo di là. Ok. Cristo. Ecco perché siamo qui a predicare il Vangelo. Amen. Credi al Vangelo, Vangelo. Credi in Gesù, il Messia. Credi nel Re dei Re. Convertiti, abbandona il male. Abbandona la menzogna. Gesù ha detto bene, segue Lui, solo Lui la via. La stregoneria, la macumba, la santeria. Deja todo por amor de Jesús. Alleluia, deja il trago, deja il baile, deja l'adulterio. E Cristo te darà la corona della vita. Alleluia, gloria a Cristo. Se tu credi in Él. Porque Él tiene poder para romper toda maldición. Amén. Cristo es la esperanza. Cristo tiene poder. Busca, lea la palabra del Señor. Segui Cristo. Alleluia. Amén. Credi in Gesù. Faccia domo voi. Credi in Cristo. Abbandona le strade sbagliate. Allontanati dal male e fai il bene. Alleluia. Seguendo Gesù, con la fede in Gesù. Gloria a Dio, credi nel Re dei Re. Oh Dio mio, aiutaci, dacci più forza di predicare. Credi nel Re dei Re. Gloria a te. Credi nel Messia, nel Nazareno. Pregate per noi, cari fratelli, che Gesù ci rinnovi costantemente le forze. Non è facile predicare in mezzo alla folla, alla gente, andare avanti e indietro predicando, ma believe in Jesus. Ma Gesù ci dà la forza. Amen. Di predicare il suo nome. Gloria. Alleluia. Di diffondere il suo nome, il suo Vangelo. Alleluia. Perché Egli è la parola fatta carne. Amen. Il Verbo fatto carne. Alleluia. Gesù, il Nazareno, il Re dei Re. Lui vuole darti la speranza. Cristo vuole darti la speranza. Il Re di Israele, il Re dei Re,
il re di un regno eterno che non finirà mai, non passerà mai. Gesù ha preparato una città nei cieli. La Bibbia parla della nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme che è nei cieli. Alleluia. Dove non ci sarà la guerra, la morte, la malattia. Non ci saranno più ladri, truffatori. Alleluia. Che abbondano qui in giro. Non ci sarà più il male, la malattia, il virus o quello che ti spaventa. Ma ci sarà la pace, la gloria, la serenità, la felicità nel regno di Dio. Con Gesù. Ma per entrare nel regno di Dio devi pentirti. Devi chiedere perdono a Gesù dei tuoi peccati. Gloria a te, Padre Santo. Devi chiedere perdono al Re dei Re dei tuoi peccati, delle tue ribellioni. A Gesù devi chiedere perdono. Perché nessun prete ti può perdonare. Non so, forse qualcuno qui va dai preti, o c'è il tuo iman, il tuo stregone. Tanti c'hanno le medaglie con gli stregoni africani. Quelli non ti possono salvare. È Gesù. Amen. Amen. Gesù, le roi des rois. Alleluia. La lumière, la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alleluia. Cristo vive, la speranza. Leggi la Bibbia, non stare nel buio. Nel buio c'è Satana, c'è il diavolo, c'è il male, c'è la perdizione, ma Gesù è la luce. Oh, alleluia. Cristo, gloria a Dio. Visione. Amen. Gloria, gloria a te. Credi nel Re dei Re, alla gloria del Signore. Credi in Cristo. È la via, la verità e la vita. Gesù disse: chi crede in me ha vita eterna. La vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Repentez-vous de votre péché, croyez à l'Évangile. Alleluia, credete in Gesù, il Nazareno, il Re dei Re, il Figlio del Dio vivente. Alleluia. Il Messia di gloria, colui che perdona i peccati del mondo, colui che guarisce le malattie, è Gesù di Nazareth. Amen. Amen. Aggrappati a Lui. Alleluia. Aggrappati al Re dei Re, aggrappiamoci, confidiamo nel Re dei Re, perché Lui è grande. Lui è buono, Lui è misericordioso, è potente a liberare, a guarire. Alleluia. Yeshua HaMashiach, il Salvatore del mondo, Gesù Cristo, il quale venne dal cielo mandato dal Padre. Il Padre ha mandato suo Figlio per essere il Salvatore del mondo. Per essere il salvatore delle nostre anime, il salvatore della tua anima persa, il salvatore del tuo matrimonio che si sta sgretolando, il salvatore dei tuoi figli persi nelle droghe, persi nei peccati. Cristo può salvarti e anche la tua famiglia. Cristo è la salvezza, il Messia di Israele, il Salvatore del mondo intero. Se tu credi in Lui, sarai illuminato. Alleluia. Se tu credi in Cristo, sarai salvato. Se tu credi in Cristo, alleluia, Cristo vive. Popolo di La Spezia, tanto poderoso. Italiani o stranieri, se credete in Gesù Cristo, sarete illuminati. Guariti, la legge, preghi solo il Signore, Dio Padre, preghi Gesù, preghi Dio, è l'unica speranza. Non abbiate altri dei all'infuori di me, dice il Signore, il Dio di Israele che parlò a Mosè sul monte Sinai e gli diede, alleluia, le tavole con i 10 comandamenti.
il Dio del cielo, alleluia, parlò al suo servitore Mosè in vetta al monte quando uscirono dall'Egitto, e il Dio vivente, alleluia, disse: io sono il Signore Dio tuo, alleluia, che ti ha tirato fuori dalla terra dell'Egitto. Non avere altri dei al fuori di me, dice il Signore, il Dio di Israele, alleluia, che si chiama Yahweh, alleluia, il Dio di Israele, Adonai, gloria o eterno, guidaci Padre Santo, il Dio del cielo che ha mandato Gesù Cristo nel mondo. Lui ci insegna nei 10 comandamenti, alleluia, che noi non dobbiamo avere altri dei all'infuori di Lui. E poi dice: non farti immagini né sculture delle cose che sono in cielo, in terra e sotto la terra, e non ti inchinare davanti a esse, perché il vero Dio è spirito. Amen. Il vero Dio è il Dio della gloria. Il vero Dio non si trova in una statua. Alleluia. Il vero Dio non si trova in un'immagine, in una scultura di legno. Le persone venerano le immagini. Le persone in Italia venerano le statuette che chiamano santi, madonnine, e stanno peccando contro il Dio della gloria. Alleluia. Ma anche la religione degli arabi, loro c'hanno la pietra nera, lì si inchinano davanti a una pietra. Anche quello è idolatria, perché il vero Dio sta nei cieli. Amen. Alleluia. E un giorno Cristo ritornerà, alleluia. Cristo la guarda, Cristo ritornerà a giudicare la terra. Oh, dai, sì, come Cristo ritornerà dal cielo a giudicare i vivi e i morti. L'idolatria è un grande peccato. Il cattolicesimo c'ha l'idolatria dei santi, le madonne, le statue, ma anche tutte le altre religioni. Il buddismo, l'induismo, sapete, in India adorano le mucche, c'hanno la mucca sacra, adorano le bestie, gli animali, si inchinano davanti alla mucca. Ma vi voglio dire anche per gli arabi, che io voglio bene agli arabi, anche nell'Islam c'è l'idolatria. Fanno idolatria all'iman, fanno idolatria al profeta, fanno idolatria all'uomo, alla pietra nera, lì alla Mecca, fanno idolatria, si inginocchiano, pregano gli angeli. Anche quello è peccato. Noi dobbiamo pregare solo Dio onnipotente. Amen, alleluia. Il Dio di Mosè. Gloria a te, Signore. Alleluia, Adonai, Baruch Hashem Adonai. Alleluia. Che in ebraico vuol dire benedetto, è il nome di Dio. Benedetto è il nome dell'Eterno. Alleluia. E vi voglio dire con amore questa mattina, alleluia, Dio ha mandato Gesù. Gesù. Alleluia. Yeshua, che è venuto a salvarci. Cristo è venuto a salvarci. Cristo è venuto a perdonarci. Alleluia. Cristo è venuto per guarirci. Amen. Accettalo nel tuo cuore questa mattina. Abbandona l'idolatria. Abbandona il peccato del materialismo, il peccato dell'incredulità, della bestemmia. Non ti infangare più, non ti sporcare più il tuo cuore. Gloria a te, alleluia. Ma chiedi a Gesù di purificarti. Lui è l'agnello di Dio, the Lamb of God, is Jesus, is Jesus, è il Cordero de Dios. È Jesus, è il bendito, il re della gloria, che tiene rompere la catena, tiene libertà, tiene contro della bruceria, dell'esiceria, della macumba,
Cristo vuole salvarti, vuole alleluia, vuole cancellare i tuoi peccati. Gloria a Cristo. Questo è un messaggio d'amore, di speranza. Alleluia. Cristo vive, vive Cristo. Cristo vuole perdonarti. Cristo vuole darti la salvezza. Gloria a te. Vuole purificarti dalle tue colpe. Credi nel nome di Gesù, perché il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è vicino. Alleluia, Cristo. Sentitevi ed entrate per la porta stretta. Entrate per la porta della fede. Alleluia. Entrate nell'ubbidienza a Dio. Per avere la salvezza dobbiamo credere in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e ubbidire alla sua santa parola. Amen. Gloria eterna, alleluia. Guidaci, Padre. I tuoi peccati. Gesù Cristo vuole liberarti dal vizio, qualsiasi sia il vizio dell'alcol, della droga, del crack, il vizio di andare con altre donne. Tradisci la moglie, vergogna, chiedi perdono a Gesù. Il vizio della bestemmia, il vizio di amare i soldi, il vizio. Cristo ti può liberare. Cristo ti può perdonare, ti può liberare dal vizio. Cristo ti può liberare. Avvicinati a Cristo. Alleluia. Avvicinati al Nazareno, perché lui ha tanto amato il mondo, dice la Bibbia, che ha dato se stesso per noi. Guidaci, Spirito Santo. Si fece crocifiggere per noi. Alleluia. Si sacrificò per noi alla croce, il Figlio del Dio vivente. Alleluia. Egli donò la sua vita per noi. Lui era giusto, puro e innocente, ma si sacrificò per te e per me, per te e per me, per te e per me, per te che ascolti. Cristo si sacrificò al Calvario. Alleluia. Lì, guidaci, Padre, alle porte di Gerusalemme, il Messia morì sulla croce. Alleluia. Per darci la vita eterna. Credi in lui questa mattina. Avvicinati a lui questa mattina. Gloria. Avvicinati al Signore Gesù, perché c'è speranza. Alleluia. Per te c'è speranza, anche per te, se ti converti a Gesù Cristo, se lo accogli nel tuo cuore, se lo accogli nella tua anima, se credi che lui è la salvezza, se credi che lui è il Figlio di Dio, il Messia, e che è risuscitato dai morti, se tu credi questa verità, avrai la salvezza della tua anima. Ecco perché, gloria a te, il Signore ci comanda di predicare. Gloria a Dio, pregate per queste anime che ascoltano la parola del Signore, cari fratelli, perché, alleluia, la parola del Signore è l'unica verità che può trasformare il cuore degli esseri umani, trasformare l'uomo vecchio in una nuova creatura in Cristo. Gesù, alleluia. Alleluia. E le cose vecchie passeranno. Quali sono le cose vecchie? I peccati che facevi, i vizi,
il bere alcol, il fumare, rubare, mentire, adulterare, bestemmiare. Le cose vecchie passano e tutto diventa nuovo con Gesù, e che Gesù ci dà, alleluia, un cuore nuovo, dice la Bibbia, dentro di noi ci dà lo Spirito Santo. Nel nostro cuore Gesù mette la presenza dello Spirito Santo. Ecco perché bisogna annunziare il suo nome, predicare il suo Vangelo. Credi in Gesù. Credi, credi, credi. Vieni. Vieni. Credi in Gesù, che è l'unica salvezza che Dio ha. Grazie. Segui la verità di Gesù Cristo. Amen. Andiamo avanti a predicare. Nel nome di Cristo, il Re della gloria. Signor Santo. Credete in Gesù Cristo. Grazie. Alleluia, il nome di Gesù, per prendere la forza dello Spirito e andare a proclamare Cristo. Non fare pubblicità a una chiesa, eh? E alcuni escono fuori a fare pubblicità alle chiese, ma non parlano di Cristo, non parlano della salvezza, del pentimento, della vita eterna, del regno di Dio, della santità, di abbandonare il peccato. Vanno fuori a dare volantini come quelli che fanno pubblicità alle pizzerie, ai ristoranti. Non devi fare pubblicità a una religione, a una denominazione. Devi parlare di Gesù. Amen. Oh, gloria a Dio. E allora siamo veri fratelli in Cristo. È tempo, carissimi, di La Spezia, di capire che abbiamo bisogno dell'amore di Dio, abbiamo bisogno del perdono e della misericordia di Dio. Alleluia. Perché questo mondo nel quale viviamo è un mondo pieno di violenza, cattiveria, guerre, omicidi, ingiustizie, cominciando dai governatori politici, che la maggior parte sono ladri e furfanti, menzogneri. Sapete, spesse volte sono loro che rovinano le nazioni facendo le guerre per gli interessi monetari, le guerre per il petrolio, le guerre dove tanti innocenti muoiono. Ma la Bibbia dice: guai a quelli che spargono il sangue innocente, quelli che hanno le mani sporche di sangue. Guai ai malvagi, guai a questo mondo che vive nel peccato, lontano dall'amore di Dio, lontano dall'amore di Cristo. Perché Cristo, alleluia, il Messia, il Re dei Re, lui è la vera pace, come dice il Nuovo Testamento. Alleluia. Amen. Gloria a te. Come dice il Vangelo, come dice, alleluia, Gesù, alleluia. Alleluia, il Signore Gesù. Cristo vive. Venite a me voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo, dice il Signore Gesù. Lui parla di un riposo interiore, l'armonia, l'armonia, la serenità, la pace, che questa terra, questo mondo non ci può mai dare. Questa terra, questo mondo ci dà solo dei problemi. Forse tu non hai mai avuto problemi, io sì qualche volta, ma Cristo mi ha aiutato. Amen. Amen. Cristo può risolvere ogni problema. Amen. Soprattutto il problema del peccato. Il problema del peccato che gli uomini e le donne hanno dentro. Dice la Bibbia, cari di La Spezia, che il salario del peccato sarà la morte.
La parola salario vuol dire paga. Lo stipendio del peccato è la morte. Alla fine il peccato ti darà la paga, la ricompensa, il salario, la morte. Che non è solo la morte fisica, ma è la morte spirituale. L'anima che va all'inferno, la perdizione, la distruzione, lontano da Dio. Perché la Bibbia dice, carissimi, l'anima che pecca morirà, cioè si perderà. L'anima che pecca vuol dire la persona che pecca. Perciò questa mattina ti do un consiglio: fai e non peccare più. Alleluia. Alleluia. Ma come si può vivere lontano dal peccato in un mondo pieno di tentazioni, un mondo pieno di immoralità, impurità, peccati, tentazioni da ogni parte? Siamo attaccati dal peccato. Tramite Gesù Cristo noi possiamo avere la vittoria. Amen. Tramite Gesù Cristo possiamo avere la liberazione. Alleluia. Tramite Gesù Cristo noi possiamo essere purificati. Alleluia. Perché Gesù Cristo, ti voglio dire, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gloria a te, Signore. Il Messia che venne in Israele e che portò la salvezza per il mondo intero. Alleluia. La salvezza che Gesù Cristo ci offre è valida per tutte le nazioni. Se sei tu italiano, arabo, marocchino, algerino, rumeno, ucraino, sei del Bangladesh, dello Sri Lanka, sei afghano, sei pakistano, sei sudamericano, colombiano, dominicano, la salvezza è per tutte le razze. Amen. Amen. Anche per i rumeni, anche per i rom, per i zingari, i sinti, per Alleluia. Tutti la salvezza è per gente di ogni razza. Jesus, Jesus. Alleluia. La salvezza si chiama Gesù. Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, que quiere alumbrarte, querida mujer, quiere salvarte, darte la esperanza a través del Evangelio. Alleluia. È Cristo el Rey de Reyes. Perciò, cari che ascoltate, non guardare la razza, il colore della pelle, e non dirmi nemmeno io c'ho la mia religione. Tanti mi dicono io c'ho la mia religione, sono cattolici, musulmani, buddisti, ma peccano dalla mattina alla sera, bestemmiano, mentono, rubano, guardano le donne degli altri e hanno la loro religione. È una religione del demonio, di Satana, che ti fa peccare dal mattino alla sera. Hai voglia di dire c'ho la mia religione e sei un bestemmiatore, un ubriacone, un adultero, un prostituto, una prostituta, e hai voglia di dire che sei cattolico, testimone di Geova, musulmano, induista, buddista, pratichi lo yoga e poi ti fai le canne, ti bevi le birre, ti bevi il whisky, ti bevi... Sei un peccatore perduto, hai bisogno di Gesù. Amen. Alleluia. Le bestemmie, tradisci il marito, la moglie. Addirittura ci sono religioni che insegnano che un uomo può avere 4-5 donne. Questo è un adulterio. È una falsa religione del diavolo quella lì, che mi dice che io posso avere 7 donne. No, 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 no. La Bibbia dice l'uomo abbia una sola moglie. Amen. E sia fedele alla moglie. Alleluia. Amen. Amen, serva di Dio. Dobbiamo amare il vero Dio, amare la parola, amare i comandamenti, amare Cristo Gesù, vive. Abbandonare il peccato, i cattivi desideri, la fornicazione, la pornografia, i vizi, le macchinette, tutto devi lasciare per amore di Cristo. Alleluia. Per amore del Messia, per amore del Re dei Re,
per amore del Figlio di Dio, per amore del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Alleluia. Il re di Israele, il re dei re, il re di un regno che non avrà mai fine. Vuoi far parte del regno di Dio? Vuoi far parte del regno di Dio? Convertiti, abbandona la cattiveria, abbandona la bestemmia, abbandona l'idolatria, abbandona l'incredulità. Chiedi perdono a Gesù questa mattina. Chiedi perdono al Nazareno. Chiedi perdono a Cristo. Alleluia. Venite a me, dice il Signore, perché io perdonerò le vostre iniquità, guarirò le vostre infermità. Alleluia. Oh, alleluia. Queste sono le promesse di Cristo. Queste sono le promesse. Alleluia. Del vero Vangelo. Credi nel nome di Gesù. Credi nel Re dei Re. Credi che Gesù è il Messia. Credi che Gesù è l'unica speranza. Credi nel Re dei Re. Credi che Gesù è l'unica assoluta verità. Amen. Cristo è l'assoluta verità e all'infuori di lui non c'è salvezza. L'unica salvezza è Cristo Gesù. Alleluia. Il Messia che venne in Israele, che morì per i nostri peccati e che il terzo buongiorno sempre più che mai con l'aiuto di Dio, e che Gesù mi ha dato la vita eterna. Alleluia. Alleluia. Convertiti anche tu e avrai la vita eterna. Le cose materiali passeranno, il denaro passerà, le cose fatte dall'uomo passeranno, tutto è vanità delle vanità, tutto finisce in questa terra, ma la parola del Signore dura in eterno. Amen. Amen. La parola di Cristo rimane in eterno. La parola di Gesù, parole di vita eterna. Credete in lui. Mi fa piacere. Aggrappiamoci a Cristo. È l'unica speranza. Perciò voglio leggere un brano della scrittura, qualche minutino, dopo un po' di tempo che siamo di nuovo qui alla Spezia a predicare. Alleluia, ogni tanto ci vogliono queste prediche. Amen. Amen. Anzi, alleluia, ogni giorno ci vogliono queste prediche. Amen. Gloria all'Eterno. Gloria a te. Amen. Ogni giorno ci vogliono queste riflessioni della parola del Signore che ci fanno del bene, perché amen, dice la scrittura, cari di La Spezia e cari di fuori, non di pane soltanto vivrà l'uomo, non di solo pane, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca dell'Eterno Dio. Non possiamo vivere solo di pane, di cose terrene, di cose materiali. Le cose materiali servono per il corpo, ma l'anima ha bisogno della sua parte. Anche se nessuno dice amen, amen. Ma l'anima ha bisogno della sua parte. Anche l'anima deve nutrirsi, il cuore, i buoni sentimenti, i buoni valori. Alleluia. Alleluia. Credi in Gesù. L'unica salvezza è Gesù di Nazareth, il Re dei Re. Aggrappati a lui e sarai un uomo nuovo, benedetto da Dio, ti guiderà nella retta via, in una vita illuminata. Dammi un messaggio, tieni, prendi questo.
stiamo condividendo la parola di Dio. Sono d'accordo con voi. Credi in Gesù. Chiedi aiuto a Gesù, ti illuminerà. Perciò, carissimi, anche l'anima, la parte spirituale che noi abbiamo, perché noi abbiamo una parte spirituale, non siamo bestie, eh? Non siamo animali, anche se tanti vivono come animali, come bestie, lo dice la Bibbia, ma noi abbiamo un'anima, siamo creati a immagine di Dio, non a immagini delle bestie, siamo esseri intelligenti, abbiamo una anima, una coscienza, abbiamo bisogno di Gesù. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo avere buoni sentimenti, non cattivi sentimenti. Oggi tanti hanno l'odio. Io vedo che alcuni mi guardano con odio quando predico. Perché mi guardate con odio? Io vi amo, vi voglio bene. Voglio che vi salviate. Voglio che Gesù vi dia la pace, la vita eterna, la consolazione. Anche se a volte grido la parola di Dio, però è un grido buono. Non come i pazzi che gridano allo stadio, quelli che gridano allo stadio, quella è una pazzia. Ma io grido per predicare il nome di Gesù, per predicare l'amore del Padre, alleluia, per gloria predicare a Gesù. L'amore di Cristo, per predicare il regno di Dio, per dirti che Gesù è il vero amore. Amen. Amen. Alleluia. Gesù è il vero amore, non quello che ti promette un uomo che vuole solo il sesso, vuole mezz'oretta di sesso e poi ti abbandona come un calzino sporco. Gesù è il vero amore. Gesù è il vero amore. Amen, senza offesa, il Signore aiuti. Però gloria a Dio che ha ascoltato la parola. Gesù è il vero amore. Gesù è la vera guarigione. Cristo vive. Gesù è la salvezza. Gesù è l'eternità. Cristo, Cristo ti vuole salvare, cara donna, caro uomo. Cristo vuole illuminarti. E cuccia le ombre. Cristo è la via, la verità e la vita. Noi dobbiamo onorare la sua causa. Ecco perché io sono qui, a onorare il re dei re con la parola, la predicazione. Alleluia. Sono qui a diffondere la parola del Signore, del vero Dio che ha mandato Gesù sulla terra. Gesù è la salvezza. Dice la Bibbia, come dicevamo prima, il mondo passerà. Tutte le cose del mondo passeranno, tutto è passeggero. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Alleluia. Ma del vero Dio, il Dio di Israele, che ha mandato Gesù Cristo per redimerci. Cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Vogliamo approfondire qualche minutino qui. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Alleluia. Mio che sta nei cieli. Cosa vuol dire fare la volontà del Padre? Cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Vuol dire credere in Gesù Cristo. Amen. Nel modo giusto, nel modo biblico. Credere in Cristo secondo le scritture. Alleluia. Gloria. Credere in Cristo e adorare Dio in spirito e in verità. Alleluia. Credere in Cristo e ubbidire la sua parola, allontanarsi dal peccato, dai vizi, dalle menzogne, dalle idolatrie, dalle stregonerie, dal tarot, dallo zodiaco, allontanarsi da tutto il male. Fare il bene vuol dire fare la volontà di Dio. La Bibbia dice: chi fa il bene
ha visto Dio, conosce Dio e fa la volontà di Dio. Chi non fa il bene non conosce Dio. Ci sono tante persone che dicono che hanno una religione ma non fanno il bene, fanno i peccati, addirittura bestemmiano. Mi dispiace dirlo, ma vi voglio far riflettere. Escono dalla parrocchia e bestemmiano. Passano davanti a una statua, si fanno il segno della croce e poi bestemmiano. O vanno alla moschea e poi fumano, bevono e fanno peccati, rubano e spacciano droga. Bisogna pentirsi, perché il re dei re ritornerà. Con tutti sto parlando, la parola di Dio vale per tutti. Se ti sei offeso non lo so perché. Dio vi può perdonare, ragazzi. Dio è amore, Dio è speranza. Vedete la parola di Dio fa effetto, eh? Dio vi vuole salvare, alleluia. Dio mio, perdonali. Vedete, oggi le persone hanno una religione, ma poi seguono le vie del diavolo. Bestemmiano, peccano, si ubriacano, rubano, mentono, spacciano. È così, il mondo è così. In Italia perfino i mafiosi dicono che sono cattolici. Vanno a messa, c'hanno i santi, le statue. Sono dei peccatori, è un inganno. La vera fede è seguire Gesù, amarlo, adorarlo, ubbidirlo, non vivere più nelle bestemmie, nei peccati, amare Dio. Amen. Per mettere la tracolla, solo Gesù è la speranza. Solo Gesù può cambiarci. Mettiamo i nostri cuori nelle mani di Dio, con umiltà, con sincerità, con rispetto. Perché la parola di Dio è buona. Alleluia. Alleluia. Cristo è buono. Solia hashi come te. Gesù è grande. È il salvatore della tua anima. Gesù Cristo. Jesus Christ. The Messiah. The Savior. He died on the cross. Read the Bible. Leggi la Bibbia. Alleluia. Non stare nelle tenebre c'è il demonio, nel peccato c'è il demonio, nel vizio c'è il demonio, non vivere nel vizio. Oh Dio mio, convertiti a Gesù, il Nazareno. Agarrati a Cristo. Alleluia. Aggrappati a Gesù il Nazareno. Lui è la via, la verità e la vita. Amen. Fortificaci, Padre. Gesù è venuto nel mondo per salvare, alleluia, l'umanità. E l'umanità siamo noi. L'umanità siamo noi. Gesù è venuto a salvarti. Alleluia. A redimere. Credi nel Vangelo. Credi in Cristo. Believe in Jesus. Glaube on Jesus. Read the Bible. Read the Bible. Oh, come mi piacerebbe parlare arabo a me. Che Dio mi aiuti a parlare arabo. Predicare a tutti gli arabi. Chi è il vero Dio? Amen. Alleluia. Il vero Dio è il Dio di Mosè. Il Dio di Israele. Il Dio dei profeti della Bibbia, alleluia, dai, il vero Dio. Strada, credete in Gesù. Mi piacerebbe parlare anche albanese, per predicare agli albanesi, Padre. Amen. Credete in Gesù Cristo. Perdonaci, Gesù. Credete in Gesù Cristo. C'è potenza in sangue. Credi in Gesù Cristo. C'è potenza. Yeshua HaMashiach, credete nel Messia. Alleluia. Gesù Cristo ritornerà a giudicare, alleluia, le nazioni. Preparatevi. Gloria, prepariamoci con un cuore umile. Chi è il messaggio della fica, ma che buona tanto. Va bene. Va bene. Gloria a Cristo. Alleluia. È tempo di avere fede. Cari, la Spezia.
È tempo di... Non lo buttare però, eh. Non lo buttare, rispetto. Va bene. Credi, anche qua è di solito. Cristo è la via, la verità è la vita. Grazie. C'è, sì. Dice la parola del Signore, che solo Gesù, okay, è il mediatore tra l'uomo e Dio. Non abbiate altri dei, alleluia, all'infuori di lui. Abbi pietà, Signore. Amen. Per avere la salvezza, libera, per avere la vita eterna, nel nome di Gesù, alleluia. Alleluia. Il vero Dio. Gloria a Dio. Conoscere Cristo. Amen. Amen. Le religioni vi ingannano. Guardate lì, pieno di idoli, statue, immagini, figure di cemento, di legno. Quella è idolatria. Nei 10 comandamenti sta scritto. Nei 10 comandamenti. Alleluia. Non avere altri dei all'infuori di me. E non fatevi immagini né sculture. Dice nei 10 comandamenti. A che giova, a che serve un'immagine fatta dallo scultore? Alleluia. A occhi ma non vede. Ma lo vuoi capire? Apri le orecchie. Apri le orecchie. Hanno occhi ma non vedono le statue, bocca ma non parlano, piedi e non camminano. Ma il re dei re, il re dei re, il re dei re. Ascolta. Alleluia. Anche tu, caro, caro ragazzo, e tutti voi che siete qui. Il re dei re è il Dio vivente. Alleluia. Cristo vive. Oh, Padre del cielo. Alleluia. Alleluia. Il re dei re è venuto nel mondo per redimerci, per illuminarci, per salvarci, per darci la speranza che il denaro, i soldi, la politica non ti possono dare. Ma solo Gesù, il Salvatore del mondo, the Savior of the world, is Jesus. Alleluia. Il Figlio di Dio, il Messia di Israele, il Re dei Re, il Cristo della gloria. Amen. Andiamo avanti. Amen. Ancora. C'è qua una parte del mercato, vogliamo testimoniare. Dio benedica anche il fratello. Gloria, ci ha voluto Cristo accompagnare, è stato coraggioso. Alleluia. Credete nel nome di Gesù. Credete nel nome di Gesù. E avrete la benedizione. Amen. Tanti aspettano l'acqua benedetta, che viene il prete a buttarti addosso l'acqua benedetta, ma quello non è niente. Quello è un inganno. Sono menzogne. La benedizione viene da Gesù. Gesù Cristo è la speranza. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Lo diremo fino alla fine, senza stancarci, che Cristo è la via, la verità e la vita. E quando noi conosciamo la verità, dice il Signore, la verità ci rende liberi. Forse mi dirai, ma libero da che cosa? Libero dal peccato, libero dal vizio, libero dalla confusione, libero dall'errore. Sì. Gesù Cristo è venuto per gli umili, per i bisognosi, non per quelli che si sentono giusti, eh? E alcuni si sentono giusti da se stessi, ma sono nell'errore, nell'inganno. Tu non sei giusto, io non sono giusto da solo. È Cristo che ci cambia. Alleluia. È Cristo che ci perdona, è Cristo che ci purifica. Prende una pecora nera, una pecora smarrita, una pecora perduta e la salva. Alleluia. E ci fa diventare figli del re dei re. Gloria a te. Questo è il Vangelo.
E non hai bisogno di andare dal prete a chiedere perdono, eh? I preti sono più peccatori di noi, tante volte. Pedofili, omosessuali, diaconi, rubano i soldi, c'hanno il lusso. Una volta ho visto un documentario sulla TV che lì a Roma i preti del Vaticano vanno nelle saune gay, si spogliano, vanno con gli uomini depravati. L'unica salvezza è Cristo, non credere agli uomini. Alleluia. Non credere a queste religioni fasulle, piene di immagini, di idoli, di falsi dei, lo dice la Bibbia. Alleluia. Sono ingannatore. La chiesa non c'è. No, il prete non c'è. Bravo, dobbiamo aggrapparci a Gesù, Dio, a Cristo, a Dio, al re dei re. Io ho chiesto aiuto alla chiesa, vedi? Loro, il prete. C'hanno il Dio denaro. Il prete, bravo, mi stai capendo? Sì, sì. Il prete. Prendi un Vangelo. Prendi un Vangelo. Aggrappa per Cristo. Lui fa mirare. È l'unico che può salvare. Ci libera dal male. Ci cambia. Vedi che sei muta. Lo so, tutto un inganno. Sono peccato. Del Dio denaro. Sì, bravo. Alleluia. Buona giornata. Aggrappati a Gesù, guaglio. Sempre. È l'unica salvezza. Sempre. Gesù, pregalo, chiamalo. Vai. Alleluia. Cambierà il tuo cuore. Ti benedirà. È vero. Nome di Gesù, alleluia. Allora, Signore. Vedete che ci sono persone che sanno che le cose che diciamo sono vere. Alleluia. Ecco perché bisogna andare e, alleluia, predicare. Credi in Gesù, ragazzi. È l'unica speranza. La salvezza, leggi la Bibbia. E Dio ha mandato Gesù. Gesù è venuto sulla terra. Il vero Dio, il Dio di Israele. Non c'è un altro Dio, eh? È il Dio di Israele, il vero Dio. Messia. Guarda qua. Il vero libro di Dio è la Bibbia, è il Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia. E non mi guardate Alleluia, male, Alleluia, perché Dio è amore, dobbiamo avere l'amore e la pace. Sta dicendo Dio di Israele. Sì, il vero Dio. Lo dice la Bibbia. Messia. Abramo. Un giorno Gesù Israele tornerà a Israele. Le bombe, Gesù tornerà a Gerusalemme. Di pompare i bambini. Gesù tornerà a Gerusalemme. Non litigate con Israele perché il popolo che Dio ha scelto. Lo dice la Bibbia. Chi combatte con Israele perirà. Lo dice la Bibbia. Noi dobbiamo Alleluia. Amare la parola di Dio. Amare Cristo. Alleluia. Amare la verità. Perché Gesù Cristo è la speranza del mondo. Gesù Cristo è la speranza dell'umanità. Alleluia. Lui venne in terra per riconciliarci con Dio, perché noi eravamo lontani dal vero Dio, nel peccato, nelle false ideologie, nelle false credenze, eravamo persi. Ma Gesù Cristo è venuto a portare la grazia e la verità. Fortifica. Gesù Cristo è venuto a portare la grazia e la verità, la vita eterna tramite, alleluia, il Vangelo. Il Vangelo è la potenza di Dio, dice alleluia. La scrittura, il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza, alleluia, di chiunque crede. Amen. Prima del giudeo e poi del greco. Cioè, il Vangelo salva il mondo, i pagani, gli adoratori di idoli, gli adoratori del denaro, gli adoratori che stanno nel buio seguendo falsi dei. Gesù Cristo ti vuole perdonare, ti vuole liberare dall'inferno, dal peccato, dall'iniquità. Gesù vuole liberarti dalla perdizione. Gesù Cristo non vuole che ti perdi. Alleluia. Gesù Cristo ha dato la sua vita per te. Gloria a te, Signore Gesù. Non dire che sei un credente ma poi vivi nel peccato.
Non dire che credi in Dio. Gesù, alleluia. Vivi nel peccato. Alleluia. Ma pentiti dei tuoi peccati. Segui Cristo veramente. Alleluia. Gloria all'Eterno. Oh, segui il Vangelo veramente. Segui la verità. Noi Gesù. Dobbiamo seguire la parola del Signore. Cristo alleluia. Vive. Dobbiamo seguire Gesù, Signore, segui il Gesù. Figlio di Dio. Alleluia. Alleluia. Toccala, Padre. Gesù disse, chi mi segue ha la vita eterna. Amen. Per avere la vita eterna non devi seguire una religione, devi seguire Gesù, il Messia, il Re di Israele, il Re dei Re che salva i peccatori e le peccatrici di ogni razza, italiani, sudamericani, arabi, africani, tunisini, algerini, rumeni, Bangladesh. Gesù vuole salvarti dall'inferno, dalla morte spirituale. Alleluia. Cristo vuole salvarti, ha dato il suo sangue per te alla croce. Adi. Pentiti del peccato, pentiti della ribellione, delle bestemmie, dell'idolatria, del furto, dell'adulterio, gloria, gloria a Cristo, della cattiveria, lega carissima la parola del Signore. Gesù vuole salvare la vostra anima. Pentitevi, convertitevi al Vangelo di Cristo, perché il alleluia. Regno di Dio è vicino. Gesù ritorna, manca poco. Il giorno del giudizio verrà. Crede in Gesù. Ma preparatevi, convertitevi. Siate pronti, ravvedetevi, convertitevi a Dio. Alleluia. Cristo che Lui ha mandato. Che vivi regna. Alleluia. Gesù Cristo è il vero Dio, la vita eterna. E solo in Lui. Amen. Cristo gloria vivi, rompe le catene. Alleluia. Anche se tanti non vogliono ascoltare la verità, ma dobbiamo continuare a predicare. Amen. Con la forza che ci dà il Signore. Credi in Gesù Cristo. Non vivere per il peccato, non vivere per la lussuria, non vivere per il materialismo. Tutto passerà, uomo! Donna che ascolti, non vivere per te stessa. Alleluia. Pensi solo alla bellezza, all'estetica. Pensi solo al vestire, al mangiare. E l'anima, che fai con la tua anima? Noi abbiamo un'anima, cari. Alleluia. Fortifica la tua serva, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Credete in Gesù Cristo. Noi abbiamo un'anima. Non pensare solo alle cose terrene, al corpo, all'esteriorità, all'estetica, al denaro, alla bellezza, ai piaceri. Tu hai un'anima, uomo, donna. Abbiamo un'anima, alleluia. Cosa stiamo facendo della nostra anima? L'anima ha bisogno di Cristo, perché se l'anima è salvata, anche il corpo sarà salvato. Amen. Se la tua anima è salvata, il tuo corpo sarà libero, anche libero dal peccato, dal vizio. Amen. Se tu hai la fede in Gesù e Gesù ti salva l'anima, tu non sarai più schiavo delle dipendenze del corpo. La droga, l'alcol e tante altre schifezze che contaminano il corpo. Oh, gloria a Dio. Perché Cristo, alleluia, è il salvatore dell'anima, ma anche il corpo del credente diventa il tempio, alleluia, di Dio, dove lo Spirito Santo viene ad abitare. Gloria a Dios. Forse nessuno vi ha mai predicato queste verità, perché in Italia manca la vera parola di Dio. C'è la Chiesa romana, il cattolicesimo, l'idolatria, il Dio denaro, gli idoli, le statue. Poi ci sono tante false religioni qui, testimoni di Geova, mormoni, Islam, tante credenze, buddismo, yoga, religioni, filosofie, ma Gesù Cristo è l'unica verità. Amen. Alleluia. Gesù è l'unica salvezza, alleluia, il re dei re. Non vi è salvezza fuori di lui. È inutile che mi dici, io mi salvo con Buddha. E tu ti salvi con Buddha, sì, bello.
e mi metto a ridere davanti a Buddha io. Io mi salvo con l'induismo, io c'ho la mucca sacra. E quelli lì in India c'hanno la mucca sacra. Tu adorando Jesus, le mucche, adorando le mucche, adorando Buddha, vai all'inferno. Jesus. Believe in Jesus Christ. Read the Bible. Jesus, believe in the gospel. Hallelujah. The King of Kings. Jesus Christ, the Savior of the world. Hallelujah. Believe in Jesus. Believe in the Bible. Qualcuno mi può dire, io mi salvo con lo yoga. È bello lo yoga. Secondo te ti salva lo yoga? Fai un'oretta di yoga, poi ti accendi le canne. Che bella religione che hai, eh? Mi viene da ridere stamattina. Mi salvo con lo yoga, dicono loro. Io credo alla Madonna, mi dicono altri. Io credo a Maometto. Io credo in Allah, dicono. Ma sarà Allah il vero Dio? Non vi arrabbiate con me, riflettete. La Bibbia ha 5.000 anni, eh? Il vero Dio, la Bibbia lo chiama Elohim, Dio di Israele, Dio di Abramo, Alleluia. Di Isaac e Giacobbe. Amen. Abba Suli Kesh. Adonai Hashem Elohim, il Dio di Israele, alleluia. Allora, tanti mi dicono, io c'ho Allah, ma credi veramente che il vero Dio è Allah? E poi c'hai morto. 3-4 donne? Tanti arabi c'hanno 4 donne? Tu pensi che il vero Dio vuole quello? Adulterio. L'adulterio ti manda all'inferno. L'adulterio è di Satana. L'adulterio del demonio. La Bibbia, il vero Dio, dice che dobbiamo avere una moglie. Alleluia. Amen, alleluia. Essere fedeli alla moglie. Alleluia. Perché l'adulterio è un peccato che ti manda all'inferno. Ah, loro dicono, io c'ho Allah, io c'ho il Corano. Ma è il vero Dio quello? La Bibbia ha 5.000 anni, 7.000 anni la Bibbia già parlava. Alleluia. Oh, alleluia. Gesù Cristo è venuto nel mondo, è nato a Gerusalemme, scusate, a Betlemme, Dio mi aiutati. È venuto a Gerusalemme il Messia. Non vi arrabbiate con me, cattolici, buddisti, musulmani, voi che fate lo yoga. Il vero Dio, il Dio della Bibbia, ve lo dico con tanto amore. E poi ci sono quelli che credono alla stregoneria, eh? In Africa c'hanno la stregoneria, a Cuba, Santo Domingo, c'hanno la santeria, l'ecciseria, la brujeria, che il Signore lo riprenda. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Sgrida. E ci sono quelli che credono ai santoni africani, loro sono i guru. Io a volte vedo queste persone, mi dispiace, mi fanno pena. C'hanno i medaglioni con i loro, come li possiamo chiamare, guru africani, i loro stregoni che fanno magia nera. Quelle cose sono di Satana. Ascoltami bene, la magia nera, la stregoneria, la macumba è di Satana. Che il Signore se prenda. Tu partecipi a quelle cose, dopo questa vita vai all'inferno. Tu hai bisogno di pentirti, hai bisogno di Gesù Cristo. Amen. 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 Cristo vive, alleluia. Hai bisogno di Cristo, del Re dei Re. Alleluia. Alleluia. Dio la benedica. Abbandona le false credenze. Alleluia. E poi ci sono quelli che mi dicono, io credo in Geova, il vero nome di Dio è Geova. Dicono gli altri, gli altri, quelli lì. Quelli che vanno coi carrelli in giro. Signore perdona, vanno a portare le riviste dall'America, da Brooklyn. I testimoni di Geova dicono... Il vero nome di Dio è Geova, non è vero, non è Geova il vero nome di Dio. Il vero nome di Dio, la Bibbia parla nei Salmi, è Yah. Yah. Ecco perché la Bibbia dice Alleluia, che in ebraico vuol dire lodate Yah. La lode sia a Yah. Alleluia. Amen. Amen. Il vero Dio, il vero Dio, Dio della Bibbia è il Dio dei Salmi. Alleluia. Che il Signore vi pietà. Il vero Dio ha mandato Gesù popolo. Cristo, alleluia, a salvarci dall'inganno di Satana. Perciò credi nel vero Dio e nel Messia che lui ha mandato, il Cristo, il Nazareno, il figlio di Dio. La Bibbia dice, il Vangelo dice che Gesù è il figlio di Dio. Ma le persone non lo capiscono.
figlio di Dio nel senso spirituale, nel senso che Gesù è venuto da Dio, è proceduto da Dio. Alleluia! È uscito da Dio, è venuto dal Padre. Alleluia! Ma le persone non credono al vero Dio, c'hanno le religioni false, dove peccano dalla mattina alla sera. Poi ci sono anche i falsi protestanti, dobbiamo dire anche questo. Se no facciamo una predica a modo nostro. Ci sono anche purtroppo protestanti falsi che vivono nel peccato e nella carne, nei desideri malvagi. Dicono che credono in Dio, dicono che sono evangelisti, ma peccano di nascosti. Anche quelli dobbiamo dire che sono nell'inganno. Per avere la salvezza dobbiamo credere veramente in Gesù e ubbidire alla sua parola. Amen. Gloria a Dio, il Signore ci dia forza. E se io sto predicando queste cose, io non mi sento perfetto, io non sono perfetto. Io non mi sento migliore di te, ma ho trovato la verità che è in Gesù. Alleluia. La verità mi ha reso libero, mi ha illuminato, mi ha cambiato il cuore. Adesso non ho più un cuore di pietra dove il diavolo abitava. Adesso c'ho un cuore nuovo che amo Dio, amo Gesù Cristo, amo la sua parola, amo la sua verità. Amalo anche tu, credi anche tu nel nome di Gesù Cristo. Sì. E sarai benedetto. Il Messia, il re dei re. Che Dio lo benedica, Signore. Leggi la parola. Purtroppo non ho niente in francese, avevo qualcosa in francese e non ce l'ho adesso. Anche in arabo, c'ho qualcosa in arabo anche, in francese, tutte le lingue devono sapere che Gesù è la via, la verità e la vita. Alleluia. Leggi la Bibbia, il Vangelo. È il Messia. Chi è Allah? Scusa. È il vero Dio? Allah è morto. Ma chi lo dice questo? Chi lo dice? Chi lo dice? Lo dicono loro, l'ha detto un uomo. Bravo, ma la Bibbia, la Bibbia 5.000 anni. Dio è la Bibbia parla del Padre, Figlio e Spirito Santo. Anni prima del Corano. Io sono cattolico. Cercate la verità, che Dio li liberi anche loro. Credi in Gesù, credi in Gesù. Amen. Il vero Dio di Israele è il Dio del cielo. Alleluia. Che vuole restaurarti, vuole perdonarti. Alleluia. Jesus, He is the King of Kings. Alleluia. Credete nel nome di Gesù. Dio ci benedica, fratelli, vi salutiamo qui dalla Spezia, gloria al Signore. Guardate il mercato, gloria qui c'è da predicare, perché tante persone, la maggior parte, vivono nell'oscurità, nel buio, nell'inganno del diavolo. Ecco perché dobbiamo predicare il vero Dio e Gesù Cristo, che è venuto sulla terra a salvare i peccatori, diceva Paolo, dei quali io sono il primo. Diceva Paolo, ispirato da Dio, creda in Gesù, creda in Gesù. Vi salutiamo qui dalla Spezia per la gloria del Padre. Alleluia, gloria a Dio. Del Figlio dello Spirito Santo, che il Signore continui a fortificarci, a fortificarci. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Perciò a Cristo tutta la gloria. Preghiamo per tutte queste anime dove abbiamo seminato la parola di Dio, che porti frutto. Amen. In questi cuori e possa germogliare quella fede vera in Cristo Gesù, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il Re dei Re, che è la via, la verità e la vita eterna, è in Gesù Cristo. Alleluia! Il vivente, il risorto dai morti. Oh, gloria al Signore! Colui che ritornerà dal cielo a prendere il suo popolo,
e ci libererà. Ci libererà dalla grande tribolazione, ci libererà dal caos che verrà sulla terra. Come dice l'Apocalisse, Cristo verrà a liberarci. Dopodiché verrà a giudicare la terra, verrà a giudicare il mondo. Amen. Perciò convertitevi a Cristo. Alleluia. E seguiamo Cristo alla gloria del Padre. Nel nome di Gesù benedetto in eterno. Amen. Gloria Alleluia. A Dio. Benedici la tua serva, Padre. Fortifica la tua serva, Gesù. Dai vittoria, dai potenza.